Benvenuti in un nuovo video, parleremo ancora del Fimi X8 SE. Eccolo qua, il piccolino, mi sta piacendo davvero tanto. Oggi andremo a provare le funzionalità automatiche, vedremo come si comporta. Non sarà un vero e proprio tutorial, però vediamo cosa è in grado di fare in completa autonomia. Impostiamo i parametri e vediamo cosa registra, insomma. Una cosa però da stare molto molto attenti è che, non avendo i sensori, bisogna andare in luoghi aperti, oppure dovremmo essere noi a capire se potrà farlo oppure no. Perciò le prime volte che proviamo le modalità automatiche, mi raccomando, andiamo in spazi aperti per vedere il raggio d'azione e come si comporta. Iniziamo subito. Ho collegato il tutto, sto registrando anche lo schermo dello smartphone per farvi vedere anche cosa fare, e ora portiamolo in volo. Facciamolo partire automaticamente, quindi premiamo questo bottone. Per entrare nelle modalità automatiche basterà andare a premere questo robottino, non so cosa sia, in basso a destra. La prima modalità automatica che ci si presenta è il waypoint. Andiamolo subito a provare. In flight, ok. Ora scegliamo i waypoint in flight, per cui andremo noi a mettere i punti dove si trova il drone. Ci spostiamo, mettiamo il punto, ci spostiamo un po' come avevamo prima sul Mavic. Ora sul Mavic 2 possiamo farlo anche dalla cartina, come qua. Oppure abbiamo anche i waypoint salvati nella storia, per cui ora andiamo a metterli noi in flight. Ne mettiamo non tantissimi perché non voglio scaricare troppo la batteria. Premiamo ok, andiamo a mettere il primo waypoint. Ci alziamo un po'. Dovremmo alzarci almeno a 5 metri d'altezza per impostare il waypoint. Perfetto, primo. E qua potremmo anche scegliere cosa fargli fare, quindi overing per 10 secondi, filmare il video per 10 secondi, una foto o 5 foto, scatto continuo. Ora gli diciamo di non fare niente, lo portiamo un po' avanti, facciamo alzare, ok, altro punto. Basterà tappare sul numero 1 per scegliere l'altra posizione. Anche qua gli diciamo di non fare niente, ok, e poi lo facciamo tornare da questa parte. Andiamo a selezionare l'altro punto, perfetto, e ora torniamo indietro. Ora switchati sulla mappa potremo andare a vedere il nostro percorso che abbiamo effettuato, dopodiché premiamo avanti. Possiamo andare a mettere la velocità massima di 3 metri al secondo, sicuramente questa è una versione iniziale, poi andremo a vedere quando usciranno i vari aggiornamenti le versioni poi definitive, in modo tale da fare un tutorial. Poi fail safe continua, quindi se perde il segnale lui continua, poi torna a casa, per cui non ci rimane che premere go. Vediamo il risultato. Lui sta partendo e sulla mappa, come possiamo vedere, lui è andato sul punto 1 e ora parte a fare il suo percorso che abbiamo impostato. Registriamo anche il video nel mentre. Perfetto, ed ecco fatto waypoint. Mi sembra che funzioni tutto bene, ovviamente avremo anche la possibilità di farlo sulla mappa, magari è più comodo e funzionale, in modo tale da mettere il waypoint dove scegliamo noi, insomma. Non è da sottovalutare nemmeno che sia una versione beta e funzioni, direi, egregiamente. Perfetto, lui ha finito. Altra funzione, quindi andiamo nelle funzionalità automatiche. Smart track, proviamo a fare un active track, l'inquadro. Segniamoci. Niente, devo alzarmi un po'. Per fare queste funzioni deve essere almeno 5 metri. Ora mi ha preso. Possiamo anche abbassarci un po', 6 metri magari, così vediamo meglio. Faccio partire la registrazione e camminiamo. Proviamo anche a correre. Non male, non male, direi che traccia molto molto bene. Attenzione che non ha i sensori, dovete essere voi a vedere se potete effettuare lo smart track oppure no. Ora proviamo anche la funzione di profilo, lo mettiamo esattamente qua. Non ci resta che attivare lo smart track di profilo, quindi profilo, ok, andiamo a selezionarci, go. Facciamo partire anche la registrazione e camminiamo.
fatto anche lo scattino di corsa, prende decisamente bene. Ora andiamo a provare la funzionalità Orbit. Purtroppo qua non c'è un granché di spazio, però proviamo. Orbit, basterà andare in mezzo al prato, selezionare, allontanarci e dargli l'ok. Per cui andiamo. Per cui io voglio che il drone giri attorno a questa pianta. Ci portiamo esattamente sulla pianta, giriamo la gimbal verso il basso. Andiamo perfettamente sul centro, direi che qua va bene. Ora andiamo a schiacciare setting center, perfetto, ci spostiamo, mi dice 10 metri, 24, un po' troppo, abbiamo un raggio di 17 metri, portiamo sulla gimbal per andare a inquadrare la pianta, andiamo a dargli l'ok, quindi setting radius. Possiamo inoltre andare ad impostare la velocità, magari aumentiamola a 4 metri al secondo, direzioni antiorario oppure in senso orario, go, registriamo e lui ora sta partendo. Molto importante, primo provato, però adesso lo rifacciamo, ending free o center. Cosa vuol dire? Free, il drone girerà attorno libero, non punterà il centro. Invece se andiamo a premere ending center, il drone punterà il centro. Quindi ovviamente dovremo impostare il center, perché noi facciamo l'orbit per inquadrare il soggetto centrale. Quindi andiamo a premere go. Andiamo ad aumentare la velocità. Un attimino che sta calcolando. Ed eccoci qua, ora sì, ora funziona. Prima andava dove voleva e quindi ho detto dovremmo fare noi con lo yaw, invece no, c'è la funzionalità che punta il centro. Meno male, perché sennò era come farlo a mano libera, insomma, senza questa funzione. Ora funziona veramente molto molto bene, come state vedendo la pianta è perfettamente centrale. Direi non male. Devo accelerare un po' perché qua la batteria ormai è quasi scarica, perché tra test, sbagli miei eccetera, devo aumentare un po' la velocità. Proviamo la modalità Tapfly. Tapfly ci porterà sulla cartina e noi andremo a selezionare il punto. Ve lo dico a voce, in pratica abbiamo la nostra cartina, basterà selezionare il punto e lui andrà al punto che abbiamo selezionato. Questa funzione non è un granché, magari se vogliamo fare delle linee rette può esserci d'aiuto. Andiamo a vedere la prossima funzionalità. Il drone si divide in due, Rocket e Invert. Proviamo Rocket e penso che sia come quella di DJI. Andiamo a selezionare il centro, selezioniamoci, perfetto, avanti. Possiamo scegliere la velocità, mettiamo 5 metri al secondo, un pochino più veloce, apprezzatissimo che le velocità magari sono un pochino più ridotte dei droni DJI in queste funzioni automatiche, in quanto non avendo i sensori abbiamo noi più capacità di calcolo di fermare il drone. Per cui auto returning, proviamolo anche e gli diamo l'ok, go. Ok, il drone si sta portando esattamente sopra di me e ora parte. Ok, eccolo, in pratica si alza fino a una quota di 30 metri, ci siamo quasi. La registrazione parte automaticamente, meno male perché io mi ero dimenticato di farla partire. Ottimo, funziona molto bene. Ferma anche la registrazione. Andiamo di nuovo in droni, invert, proviamo anche questa funzione, anche un pochino velocemente perché non ho più batteria. Andiamo avanti,
facciamo anche meno 9 metri, autoreturn, sì, go, farà partire in automatico la registrazione e ora vediamo cosa combina, perché non ho la più pallida idea. Con questa modalità ci farà una diagonale. Ultima modalità, che non ho più batteria, poi in un'altra location andremo a provare il flight mode, per cui spiral, ok. L'ho fatto atterrare perché non ho più batteria, ci vediamo in un'altra location per andare a vedere spiral e tutte le altre funzioni. Nuova location e iniziamo subito a vedere le altre funzionalità automatiche, perciò andiamo sempre sul robottino, andiamo a vedere spiral. Ok, mi tiro sugli occhiali se non vedo lo schermo, perciò dobbiamo andare sul centro. Ora me lo faccio venire sulla testa, perfetto, ci allontaniamo. Ora ci dice che siamo a un'altezza di 3 metri e una distanza di 5,3, quindi va bene, perché dobbiamo avere un'altezza maggiore di 3 metri, come vediamo sullo schermo, e una distanza tra 5 e 200 metri. Per cui andiamo avanti. Qua possiamo andare a scegliere se senso orario o senso antiorario, e poi andiamo anche a settare il raggio massimo di, diamogli 30 metri. Per cui lo alziamo magari un pochino per non andare a incontrare nulla nel percorso, abbassiamo leggermente la telecamera in modo tale che ci prenda e andiamo su go. Ed ecco qua che lui tra un attimino parte. Nella cartina possiamo anche andare a vedere il percorso che sta facendo, il percorso che deve fare. Perfetto, lasciamolo girare un attimo. Come si comporta la spirale? Lui girerà attorno al centro che diamo e si allontana nel mentre, quindi aumenta il raggio in modo costante. Carina questa feature. Ha raggiunto la distanza massima che abbiamo impostato, per cui ora ha finito la registrazione. Facciamolo tornare a casa. Ora andiamo a vedere le modalità di volo, flight mode. Cinematic mode, andiamo a vedere cosa cambia. Ok, proviamola subito. Cinematic mode risulterà una modalità di volo molto più lineare. Bisogna fare attenzione perché anche la frenata risulterà più morbida, perciò lui continuerà ad andare avanti per non dare una frenata brusca e rovinarci la ripresa. Bisogna tenerne conto, non avendo lui i sensori, bisogna fare molta molta attenzione ad andare ad utilizzare questa modalità di volo. Questa modalità di volo non l'andremo a utilizzare tantissimo, perché poi farò un video dedicato con i parametri migliori da andare a impostare per avere un controllo perfetto sia della gimbal che dei joystick, in modo tale da fare riprese sempre al top. Andiamo ora a vedere la prossima modalità di volo, che è tripod mod. Ok, questa modalità di volo limiterà appunto la velocità massima, che sarà un metro al secondo. Io ho lo stick al massimo e lui si muove veramente veramente molto molto piano, vedete? Può essere comoda questa modalità per andare a filmare in dei punti molto critici che vogliamo che il drone vada molto piano, ad esempio passare in mezzo a quelle piante. Proviamoci, lo abbassiamo, forse non è l'idea migliore, però siamo passati in mezzo agli alberi e come potete vedere abbiamo ottenuto un effetto cinematografico, ed è stato molto semplice in quanto abbiamo utilizzato tripod mod. Una funzionalità non da sottovalutare, andiamo a vedere la prossima, è cruise lock. Lo andremo a bloccare su una linea, per cui noi andremo a muovere lo stick avanti, ci gireremo, continueremo a muoverlo in avanti e lui andrà in retromarcia tra virgolette, e noi avremo lo stick bloccato in avanti. Molto pratico per fare delle riprese che adesso andiamo subito a vedere. Per cui andiamo ad applicarla, lui ci manterrà la retta che gli stiamo impostando. Come state vedendo in questo momento lui si bloccherà in questa posizione. Go! Come potete vedere ora andiamo avanti, giriamo il drone e lui, anche se noi andiamo avanti, sarà bloccato e andrà indietro. Come avete potuto notare e come state vedendo in questo istante, potremmo fare degli effetti molto particolari e in modo semplice. Se lo facessimo a mano libera risulterebbe davvero difficilissimo da ottenere.
Ultima modalità di volo, fix wing. In pratica il nostro drone diventerà un'ala fissa, per cui continuerà ad andare avanti a una velocità minima di 3 metri al secondo e dovremmo stare a un'altezza massima di 5 metri. Proviamola subito e anche la gimbal darà l'effetto di un aereo, per cui non sarà stabilizzata. Proviamo. Sembrerà proprio di pilotare un aereo. Bello questo effetto da drone FPV, ad esempio. Facciamo una curva di qua. Lui, come possiamo vedere, continua ad andare avanti e noi potremo andare a pilotare il drone solamente con questo joystick. Guardate che riprese interessanti, molto dinamiche e anche divertente da pilotarlo. Questa modalità, non so se vi ricordate, l'avevamo anche vista col Mavic 1 e vi era piaciuto tantissimo, ed è divertente e soprattutto potete fare degli effetti un pochino particolari per un drone con la gimbal stabilizzata. Questa modalità, come ci viene suggerito, ci dirà le coordinate geografiche, perciò le potremmo poi andare a mettere nel GPS, e supporta anche uno zoom. Questa modalità è per andare a soccorrere la gente o non so, per avere questi punti di riferimento. Come possiamo vedere, sono uscite le coordinate GPS. Ora proviamo anche ad andare a zoomare, perché è saltato fuori anche lo zoom sul nostro smartphone a sinistra, ed ecco qua uno zoom 3x. Beh, carina come funziona. Molti di voi mi hanno chiesto se potevamo andare a vedere le coordinate dove si trovava il nostro drone. Beh, col Fimi si può, e in più possiamo andare anche a zoomare 3x se vogliamo avvicinarsi al soggetto senza andare troppo bassi col nostro drone. Abbiamo analizzato e visto tutte le modalità di volo, ora lo faccio atterrare perché ho solamente più il 18% di batteria e traiamo le conclusioni. Queste funzioni automatiche funzionano e non funzionano. Ad esempio Cinematic Mode, sinceramente non ho ben capito le differenze. Sicuramente siamo ancora in beta, per cui tra 2 mesi, forse anche prima, riusciranno a sistemare tutto il drone. Però Fimi, sto notando che sta rilasciando un aggiornamento a settimana circa, per cui penso che molto presto avremo un drone al top. La mia funzionalità di volo preferita è sicuramente Fix Wing. Una volta capito come funziona, con lo stick di destra andremo a dargli la velocità, lui la manterrà, deve essere sopra ai 3 metri al secondo, mentre con quello di sinistra andremo a farlo virare. Ci divertiremo un sacco e soprattutto riusciremo ad ottenere delle riprese pazzesche, un pochino più dinamiche del solito e particolari. Tutte le altre funzionano abbastanza bene, non hanno bug, io non ne ho riscontrati, però dovranno aggiustare qualcosina. Ad esempio, ho potuto visionare i filmati di Point of Interest e ho notato che il drone non è che gira proprio perfettamente circondare, ha qualche scattino. Penso comunque che aggiusteranno tutti questi piccoli difetti. Nel complesso si è comportato davvero bene. Ultima cosa che vi voglio ricordare è: fate veramente attenzione perché non ha sensori, per cui dovrete, prima di attivare queste funzioni automatiche, andare a visionare voi l'area circostante e capire se potete utilizzare la funzione oppure no, perché si andrà a impigliare con qualcosa e rovinerete il vostro drone. Per ora è tutto, naturalmente usciranno altri video riguardanti le F-Log, riguardanti le migliori impostazioni, per cui se non vuoi perdere alcun video iscriviti al canale, attiva la campanella e mi raccomando iscriviti anche al canale Telegram, dove pubblico offerte sia del Fimi ma anche di altri gadget tecnologici. Se vuoi seguirmi anche in tempo reale, avendo qualche spoiler, iscriviti a Instagram, mi raccomando. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao da Alessandro e dal mitico Ops Fail Fimi X8 SE.